Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Axel, oggi in compagnia di Davide. Scuotati. Perfetto, gira. E siamo in treno perché si parte da Firenze per la Via degli Dei. Siamo ufficialmente in Piazza della Signoria e ufficialmente con oggi partiamo per la Via degli Dei al contrario. Perché al contrario? Perché tutti la fanno la dritta e io devo fare qualcosa di diverso. In verità no, è che abbiamo prenotato tardi, era tutto pieno e in questo modo abbiamo comunque trovato posto. Comunque, prima tappa, Piazza della Signoria, punto di partenza. Detto questo, via con la sigla. Iniziamo con le curiosità. Ci sono da prendere le credenziali della Via degli Dei. Ci sono disponibili sia a Bologna che appunto qua a Firenze. E poi dopo ad ogni tappa si mette il timbrino. Molto carino. Sembra ipoteticamente assurdo, ma il primo grossissimo ostacolo è uscire da Firenze, in quanto dobbiamo districarci in un dedalo di viuzze molto molto strane senza farci investire. E intanto usciamo da Firenze. Prima salita molto molto carina e simpatica fatta, e adesso mini vista su Firenze. Bene, siamo arrivati a Fiesole, prima intratappa della Via degli Dei. E qua dobbiamo beccare, è un posto un po' storico, c'è tipo un teatro romano che adesso andiamo a vedere e altri posticini interessanti. Eccoci arrivati all'anfiteatro romano. Wow! E che vista! Della città etrusca rimangono oggi il tempio etrusco del IV secolo a.C. e le tombe a camera della necropoli di Via del Bargellino. Sui resti del tempio etrusco, i romani costruirono nel I secolo a.C. un nuovo tempio che insieme al teatro e alle terme costruivano il nuovo centro della vita pubblica di Fiesole. Sei proprio bravo a leggere. Grazie. Decisamente cambiato l'ambiente attorno a noi e adesso passiamo dalla strada finalmente ai sentieri e ci infiliamo in mezzo ai boschi e speriamo di non perderci. Siamo giunti alla seconda intratappa della giornata. Ammetto che mi sono un attimo riposato prima di registrare, quindi mi vedete così fresco per quel motivo, ma super Poggio Pratone, questa magica località del quale continuo a scordarmi il nome, e c'era una gran salita sotto al sole cocente. Ora, io spero si senta qualcosa perché si è alzato ovviamente un vento smadornante in questo momento, ma adesso Davidino ci racconterà un po' la storia di questo posto. Allora, il suo nome indica appunto come questa vetta sia costruita da un grande prato dal quale potete ammirare uno splendido panorama, del panorama bellissimo, che dovrebbe essere tipo quello. Effettivamente era sempre stato tutto troppo asciutto. Ma soprattutto, che palle. Terza intratappa della giornata, siamo arrivati a Vetta le Croci. Adesso questa doveva essere teoricamente la tappa finale, poi dopo invece noi dobbiamo andare a Bivigliano perché abbiamo la camera lì. Confermi. Così almeno... La regia conferma. Regia conferma. In sostanza ci togliamo 3 km che avremmo dovuto fare domani, ma perché il motivo? È perché non avevamo trovato la camera, quindi era l'unico modo. Ammetto che mi ero dimenticato di vloggare l'arrivo, ma siamo arrivati a Bivigliano ed ero particolarmente cotto dopo praticamente 25 km fra una roba e l'altra. Adesso abbiamo fatto la doccia e adesso siamo a cena. Poi penso che crollerò, quindi ci vediamo direttamente domani mattina con la seconda tappa. Buongiorno, si parte col secondo giorno di cammino.
E oggi abbiamo una tappa un pochino più breve, sono 17 km. Confermato, guida? Sì, è più turistica oggi. E in sostanza abbiamo svariati punti di interesse da andare a visitare, però bene, perché dopo i 25 km di ieri una tappa un pochino più breve non fa schifo. Detto questo, si parte. Ok, abbiamo fatto il tratto che collegava la Via degli Dei a Bivigliano, quello che abbiamo fatto poi ieri sera, che non ho filmato perché eravamo abbastanza cotti. E adesso siamo tornati ufficialmente sul percorso giusto e quindi adesso si riparte con la Via degli Dei a tutti gli effetti. Bene, siamo giunti alla prima intratappa del giorno, siamo arrivati a Monte Senario, che chiamerò scenario per i prossimi tre giorni, ma dettagli. E Davidino ci racconti un po' di storia nel mentre. Sì, allora... Il monte è coronato da una abetaia, frutto della grande e antica esperienza dei monaci del convento di Monte Senario. Le sue pendici più basse sono invece ricoperte di castagni secolari. Fu nel 1241 in cui gli Ubaldini donarono al vescovo di Firenze una parte del monte in favore dei sette santi fondatori dell'ordine, i quali fondarono il convento di Monte Senario. A posto, molto bene. Sembrava andare tutto così bene. Poi a un certo punto ti giri e guarda caso c'è la stradina che hai filmato prima e ti accorgi, aprendo il telefono, che stai letteralmente tornando indietro. Quindi su, di nuovo in salita, si ritorna alla chiesetta e dobbiamo beccare l'altro sentiero che è quello giusto. Perché tornare indietro non è un'idea intelligente. Abbiamo allungato di tipo un chilometrino. Va bene! Questa è la strada che abbiamo percorso prima per scendere sul monastero. Ed era questo il sentiero. Non quella. Questo. Non quella. Questo. Ok, andiamo. Scherzone, manco era lì. Ma era dietro l'albero. Bene, andiamo. Va là. Sì, però è di qua, quindi. Prima o poi ci arriviamo. Sì, sì, prima o poi l'abbiamo trovato, va tranquillo. Non ho detto quando, ma ci arriviamo. Assolutamente. Si continua. Aspetta. Seconda intratappa raggiunta, Croce di Melago. Davidino, faccio un po' di storia. Allora, questa croce risale all'Ottocento e fu, diciamo, eretta da un signore in memoria del suo amico, i quali partirono per la guerra in Russia a fianco di Napoleone e tornarono entrambi vivi. Sfortuna vuole che quando l'amico tornò in Toscana, sua moglie l'aveva cornificato. Capita. Detto questo, sta salendo un trattore dalla strada dove dovremmo andare noi, quindi adesso ci sposteremo molto velocemente. Aggiornamento, momento panico 2 della giornata. Praticamente adesso ve lo mostro qua dalla mappa. E noi eravamo sull'altro sentiero, in sostanza dovevamo beccare un bivio ma non era segnato. Mentre camminavamo nel bosco ci siamo resi conto che eravamo sul sentiero che sta andando nel versante opposto. E quindi niente, abbiamo detto va bene, o la allunghiamo di tipo 5-6 km e non era il caso, o se no sfruttiamo il fatto che io abbia fatto scout anni e anni fa e che mi ricordassi un minimo su come si faceva azimut, ovvero attraversare dritto per dritto il bosco. Letteralmente il sentiero era là in fondo e io ho tirato una riga dritta per venire fino a qua. Ora, è una cosa che consiglio di fare? Assolutamente no. È una cosa che è stato necessario fare? Assolutamente sì. Detto questo, possiamo continuare il tracciato. Che sembra essere segnalato? Forse. Come ho detto prima, arriveremo, ma non so quando. Io so che sto facendo la Via delle Idee, dove essere buono e cagatino e non mettermi ulteriori cose da fare. Ma signori... C'è questa bellissima casetta abbandonata, non lo facciamo un po' di urbex? E dai! Eccoci giunti alla terza intratappa, ovvero la Badia del Buon Sollazzo. Non fate battute orribili nei commenti, grazie! Ma il nome deriva dal fatto che è ben esposta al sole. E secondo chi gli ha dato il nome era una cosa positiva. Secondo me d'estate ci morivano di caldo, ma va bene. Detto questo, Davidino, ci fai un po' di storia perché la scritta
che abbiamo visto prima dentro, che non posso dire a voce perché sennò YouTube si emoziona. Sì, è riferita alla mini storia che trovate appunto su questa app, che dice, dato per completezza, dico che buon sollazzo deriva da bonum solarium, cioè dal latino, e appunto per il fatto che era esposta sempre nel lato in cui batte il sole sul monte. Ma in particolare la struttura fu conosciuta per la conversione del marchese Ugo di Toscana, che proprio in questo luogo avrebbe avuto una visione demoniaca che lo riportò sulla retta via. Quindi tutto torna fondamentalmente. Iniziamo questa clip bevendo perché è importante l'idratazione. Detto questo, siamo arrivati al quarto punto di interesse di oggi. Sì, che è Villa Medicea. Perfetto. Vai, Villa Medicea. Villa Medicea, che è patrimonio dell'UNESCO. E questo castello fu un monumento feudale di Cosimo de' Medici. E in questa tenuta ci hanno passato il tempo personaggi molto famosi, quali Lorenzo il Magnifico, Giovanni dalle Bande Nere e Amerigo Vespucci. E purtroppo ad oggi la villa è proprietà privata, quindi ci devo accontentare di vederla così. Yes. Ok, quinto intrapunto di oggi, punto di interesse. Siamo alla fortezza Medicea. Questa volta l'hai detto bene. Questa volta l'ho detto bene. In provincia di San Pietro a Sieve. Non è una provincia. Non è una provincia, ma per me vuol dire che è vicino a San Pietro a Sieve, che è dove dobbiamo dormire stanotte. E adesso Davidino ci racconta un po' la storia. Allora, questo, volete vedere quello che rimane di questa fortezza, è un rudere, voluta sempre da Cosimo de' Medici nel 1569. E in origine fu messa qui in questo altipiano perché doveva fungere da tipo baluardo per, come dire, vedetta per chi veniva verso Firenze, quindi aveva uno scopo difensivo. Attualmente la struttura è ancora da un anno a questa parte sicuramente in restauro, quindi ce la facciamo andare bene così. Quindi in sostanza super mega salitona, ma poi dopo non possiamo visitarla. Molto sad. Però vabbè, carino, cioè nel senso un bellissimo muro. Ok, saluto temporale alla sera di questo magico giorno. Praticamente siamo arrivati dopo l'ultima clip e ha iniziato a diluviare. Quindi ci siamo fatti la doccia, poi siamo andati a cena. Ma c'è veramente il diluvio universale, quindi tipo da domani ci sarà il fango ovunque. Comunque siamo arrivati a San Pietro a Sieve. E nulla, buonanotte, ci vediamo domani. Buongiorno, tardo giorno di cammino. Ci siamo alzati, stanotte ha diluviato, quindi oggi sarà un botto di fango probabilmente. Spererei di no, ma ci credo poco. Oggi arriviamo al passo della Futa. Quindi super mega scamminata e si va. È cambiato un po' l'ambientazione e vi aggiorno. Oggi non è che abbiamo tutti questi grandi punti di interesse, quindi ci saranno meno clip. Però ci stiamo arrampicando, stiamo salendo di quota. Io col fattore ne sento tanto, però siamo in mezzo a un bellissimo bosco. Di capelli, ma sto sudando come un riccio. Siamo giunti alla prima intratappa del giorno, ovvero l'osteria bruciata. Questa decisamente non è da urbex, ragazzi. Ora Davidino ci racconterà un po' della storia di questa bellissima osteria.
E niente, c'era un'osteria, è bruciata, fine della storia. Molto bene, si riparte. Là in fondo, in piccolino, si vede il lago del Bilancino. E noi continuiamo giù per di qua perché stiamo andando alla sorgente perché abbiamo finito l'acqua e io ho sete. Trovata! Molto bene, carichiamo le borracce e si riparte perché c'è ancora un botto di strada. Oggi non ci facciamo mancare proprio nulla, perdonate il cappello, ma tempo che riempiamo le borracce è iniziato anche a piovere. Quindi, cover sullo zaino, kiwi addosso, che adesso c'ho in mano, che ovviamente monto la cover ma smette di piovere. E quindi, visto che però lo Osmo Pocket non è waterproof, se smetto di registrare sapete perché. Ci vediamo nel caso poi stasera, ma spererei di non prendere acqua. A few moments later. Raga, io non so se ve ne rendete conto, ma letteralmente sta grandinando, cioè per terra è bianco perché c'è la grandine, cioè tipo neve ormai. Io sono gasatissimo da questa cosa, non mi era mai capitato. Davide è un po' meno gasato. Ammetto che ha fatto tempesta e quindi non ho più filmato. Adesso siamo arrivati in camera, sto aspettando di farmi una doccia che adesso Davide. Comunque siamo arrivati al passo della Futa, quindi siamo ufficialmente in Emilia Romagna. Quindi il percorso sta funzionando. Adesso siamo arrivati qua al Bed and Breakfast, adesso doccia e poi ci andiamo a sfondare perché c'è un posto qua vicino che sembra veramente veramente. Però non vi mostrerò nulla perché mi hanno commentato che ma mostri troppe cose del cibo. Bene, se non ci saranno altre clip, mi sa che ci vediamo direttamente domani. Buongiorno, oggi quarto giorno di cammino. Abbiamo ufficialmente superato la metà. Ed è anche Pasqua. Buona Pasqua. Detto questo, adesso andiamo a fare colazione, dopodiché si parte. E siamo partiti! Allora, fa freschino, devo ammetterlo, siamo arrivati al cimitero della Futa dove abbiamo lasciato ieri e il sentiero, e adesso stiamo iniziando ad arrampicare. È un sentierino abbastanza easy, nel senso sono sali e scendi, ci hanno avvisato che più avanti saranno delle salite belle strong, quindi anche per oggi le riprese saranno maggiormente dedicate a punti di interesse e similari. Anche perché sennò sarebbero tutte riprese di bosco e non so quanto vi interessano. Però, ok. Raggiunta la prima intratappa del giorno, siamo arrivati alla Flaminia Militare. Davidino, raccontaci un po' di storia come al solito. Ma allora, questa antica strada romana risale all'epoca repubblicana, voluta dal console appunto Flaminio, il cui scopo era appunto i passaggi militari delle legioni verso il nord Italia. E lungo il sentiero comunque è rimasto qualcosa, non tutto però, questo è il pezzo forse più meglio conservato ad oggi. Ok, abbiamo raggiunto il punto più alto della Via degli Dei, ovvero il monte Banditacce, e quando si raggiunge si suona la campanella. Adesso l'unica cosa da fare è scendere. Dove ci sono questi due simpatici pilastri inizia l'Emilia Romagna e quindi noi adesso varchiamo il confine. E ora siamo ufficialmente di nuovo a casa, in regione. Adesso dobbiamo arrivare a Bologna. Ok, siamo giunti finalmente a Madonna dei Fornelli. La tappa di oggi era più breve rispetto al solito, erano solo 16 km rispetto ai 20-25 degli altri giorni. Molto bene, perché già io ieri sera avevo sentito un po' di dolorini al ginocchio destro, che non è quello che mi sono rotto un paio di anni fa, quindi non capisco bene perché faccia male. Ma oggi, soprattutto nell'ultimo pezzo dove c'era un discesone abbastanza ripido, ha ceduto e è diventato livido, mi ha fatto male e quindi mi sono fatto gli ultimi 300 metri un po' zoppicando. Bene, nel senso che alla fine comunque è successo alla fine. Male perché domani e domani l'altro, che sono le ultime due tappe, ci toccano 25 km al giorno. Mi sono arrivato qua, messo l'Asmil e speriamo che funzioni. Per il resto, oggi è andata tutto sommato bene come giornata. Non c'erano tantissimi posti da vedere, ammetto.
E abbiamo preso pioggia grandine, ghiacciata, soltanto al confine tra l'Emilia-Romagna e la Toscana, quando l'abbiamo attraversata. Per il resto, giornata positiva. E detto questo, direi che quindi noi dopo andiamo a cena e noi ci vediamo direttamente domani. Buongiorno, penultimo giorno di cammino. Oggi ci attendono una ventina di chilometri circa. Come al solito, secondo me saranno di più, non mi fido mai nella vita del mio navigatore. Adesso stiamo partendo da Manon dei Fornelli, stiamo andando al forno a prendere la pappa per il pranzo, dopodiché si parte dalla parte opposta. Primo punto da raggiungere oggi, il parco delle paleoliche che vedete lì davanti. Questo è il Castagneto e là in fondo, piccolini piccolini, si vedono le paleoliche dove eravamo prima. Le abbiamo fatte di strada, contando che sono passate tipo un'oretta. Dopo altri interminabili chilometri, abbiamo ricominciato a salire e vi volevo far notare che l'ambientazione adesso è stranamente sabbiosa, per qualche strano motivo. Comunque, sempre belle e piacevoli le scale. Ah! Penultima tappa raggiunta, siamo arrivati a Brento. Ora, nonostante oggi fossero più di 20 km, ci abbiamo messo molto meno del previsto, tant'è che siamo comunque partiti per le 9:30 e siamo arrivati comunque per le 3 di pomeriggio, 3:30, che è ottimo. Quindi o era molto più pianeggiante il percorso, cosa che non mi sembra, o effettivamente dopo 5 giorni che cammini avanti e indietro qualcosa migliora nel tuo corpo, quindi positive. Buongiorno e siamo partiti per l'ultima tappa della Via degli Dèi. I capelli sono andati completamente a farsi benedire. Oggi, come prima intratappa, si risale su al Monte Done. Quindi video scorso, o qualche mese fa ormai, dove appunto abbiamo fatto la paginetta. Andiamo a vedere se c'è ancora. Quasi in cima, là in fondo ci sono i ventiloni che abbiamo, le paleoliche che abbiamo superato ieri, e là ci sono le montagne con la neve. Wow. Ed eccoci arrivati in vetta. E questa volta ce l'abbiamo fatta! Se vi ricordate, lo scorso video sul Monte Done si concludeva con questa pagina qua, che era stata scritta l'11 febbraio. Guardate un po' quando è che abbiamo scritto la nuova pagina? L'11 aprile. Coincidenze? Io non credo. Ciao ciao Monte Done, si torna a Bologna! Ora, 2 mesi fa a me non era piaciuta questa parte qua perché era totalmente sul precipizio. 2 mesi dopo a rifarla, siamo paro paro uguale. Cambia niente, io le vertigini le soffro sempre, ma adesso si parte con un nuovo sentiero che l'altra volta non abbiamo fatto. Seconda intratappa del viaggio di oggi raggiunta, questo bellissimo ponte che abbiamo appena attraversato, che attraversa il fiume Reno. Ma il nostro percorso è da tutt'altra parte, quindi ora si torna indietro. Letteralmente arrostendo sto al sole, perché qua l'ombra è molto molto opzionale, come si può vedere. Il mio bellissimo cappello mi sta un minimo proteggendo, forse,
per me la coppa è comunque fucsia. Ma stiamo entrando a Casalecchio, quindi dai, forza, ci siamo, ci siamo. Ok, arrivati anche alla fine di Parco Talon, siamo ufficialmente a Casalecchio, quindi in provincia di Bologna. Adesso dobbiamo solo salire a San Luca, scendere da San Luca e arrivare in piazza. Forza! Siamo arrivati a San Luca. Ok, ultima discesa, giù dai portici di San Luca, poi tutti i portici di Bologna fino in Piazza Maggiore. Ultima tappa. Ok, attraversiamo il Meloncello ed è un po' come se entrassimo ufficialmente a Bologna. Via D'Azeglio, ultimi step. Ufficialmente arrivati. E dopo i 30 e passa chilometri di oggi, 30,2 una roba del genere, abbiamo finalmente terminato il nostro cammino degli dei, la nostra via degli dei. Gli ultimi timbrini, quello di Extra Bologna e traguardo raggiunto. E ci hanno conferito il diplomino. Che gioia, vero? Bene, detto questo, quando si riparte?